Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Amedeo, 75 anni. Amedeo, classico, tumore alla prostata, prostatectomia radicale, incontinenza e disfunzione erettile. È una persona che ha un livello culturale molto molto alto, un ex giornalista della RAI, quindi una persona preparata, si è documentata molto e ci ha cercato per trovare la soluzione a questo problema. Siamo in procinto, fra 4 giorni, di fare l'impianto di una protesi al pene. Valuteremo poi in seconda battuta se, siccome la sua incontinenza non è un'incontinenza totale, se anche il benefit dell'impianto protesico del pene potrà risolvere in qualche modo questo deficit urinario di incontinenza. Amedeo è qui, ci racconta brevemente la sua esperienza e ci dice soprattutto quello che si aspetta da questa pratica chirurgica e quella che pensa sarà la sua nuova vita con l'impianto protesico al pene. Amedeo. Io ho avuto questa triste notizia 5 anni fa dal medico, diciamo, urologo. Ogni anno vedeva il mio PSA e uscì fuori questo fatto che io avevo un tumore alla prostata. Il percorso è stato un percorso travagliato perché ho girato quasi tutto il mondo per poter vedere che cosa si potesse fare per risolvere il problema, fin quando poi, per farla molto breve, si è arrivati a Roma e da un professor Panzatoro che mi disse: hai 6 mesi di vita, se non togli tutto il rischio è quello che poi la metastasi si allarga e quindi come tale potresti avere delle ripercussioni abbastanza pesanti. E così arrivai con il sistema da Vinci a fare la robotica e purtroppo però mi tolsero tutto insieme con la prostata, mi tolsero tutti i nervi, mi tolsero tutto quanto. Iniziò un percorso molto duro perché questo mi comportò anche una perdita del controllo della menzione e quindi come tale io avevo delle perdite incontrollabili di urina, cioè la vescica si apriva da sola tranquillamente e io, se non avevo dei pannoloni che assorbivano questo sistema, io non riuscivo a risolvere il problema e quindi rischiavo veramente di essere isolato dentro una casa per chissà quanto tempo, con il fatto che psicologicamente poi finivo anche per poter deperire anche da un punto di vista psicologico. Con una serie di soluzioni siamo arrivati poi alla fine a riprendere il piacere della vita con una chiacchierata con il professor Antonini, che mi ha consigliato da un punto di vista, diciamo, tecnico di poter risolvere il problema dell'erezione e della definitiva problematica della perdita di urina con questa protesi che viene inserita all'interno del corpo e quindi con questi due canaloni che entrano dentro il pene. In questo momento la tua attività sessuale, se dovessi dare un voto da 0 a 10? È zero per forza, perché non funziona proprio, non ho nessuna attività sessuale, perché non sono in grado, avendo avuto il taglio di tutti i nervi, non ho nessuna possibilità di avere erezione. E quindi questa soluzione che mi è stata proposta e che mi è stata spiegata dettagliatamente è una soluzione che mi ridà la possibilità di iniziare una vita. Mi dispiace solo che sono passati 5 anni, ci dovevo pensare prima. Questo è troppo. Nessuno ti aveva parlato dell'impianto della protesi oppure qualcuno te l'aveva accennato? No, qualcuno mi ha accennato, però si va sempre cauti su questa cosa, si rimanda sempre di giorno in giorno, invece è consigliabile affrontare sempre il toro per le corna subito e vedere di risolvere il problema, anche perché alla mia età. Mi diceva mio fratello che passati 50 anni ogni anno sono 2, io dico che passati 65-70 ogni anno sono 3 e quindi come tale se uno non si sbriga alla fine rischia veramente di farsi la protesi 80 anni e 80 anni sembra che sia veramente ridicolo anche farla. Io l'ho fatta uno di 87
ti dico la verità, un paziente che sta 6 mesi in Thailandia è arrivato qui con il bastone e ha voluto la protesi. Beh, bello, bello, perché uno era fortemente motivato. Perché uno che ama la vita, e siccome la vita va amata veramente, uno deve aiutarla. Che ti aspetti da questo intervento? Di ricominciare tranquillamente ad avere dei rapporti reali con la mia compagna, di poter riprendere, diciamo, la vita. Noi maschietti, diciamoci la verità, quando passa una bella ragazza la guardiamo con tanta, tanta, diciamo, ammirazione. E oggi la guardi anche con compassione da parte tua, perché dici che bella e che bello che sarebbe se. E io non voglio più dire che bello che sarebbe se. Che bello che sono in grado di poter guardare mia moglie negli occhi e poter dire: sono tornato ad essere realmente colui che lo ero prima, e questo è molto importante. Bene, noi lavoriamo per questo. Allora, la promessa è quella di fare l'impianto e poi di rivederci qui per una chiacchierata al termine della procedura, del percorso di riabilitazione, così ci racconterai qual è il tuo stato d'animo, quale sarà la tua nuova vita sessuale. Ti auguriamo il meglio, ci vediamo tra qualche giorno. Certo, un impegno. In sala operatoria. Vi ringrazio, invito tutti quanti a mandare le vostre domande sull'email in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Grazie, Amedeo.